Salve a tutti, noi siamo il gruppo che rappresenta la classe seconda EE dell'Istituto Tecnico Industriale Marconi di Verona e oggi parleremo di Ferdinando Valletti e della sua storia. Prima calciatore al Verona, poi al Seregno e infine al Milan, giocò le ultime due stagioni, 1942-1943 e 1943-1944, come mediano nel Milan. Dopo alcuni amichevoli, ne interruppe la carriera calcistica la deportazione nazista. Ma perché il povero Ferdinando fu deportato? Ebbene, ha partecipato nel 1944 ad uno sciopero presso la sua fabbrica dove lavorava all'Alfa Romeo. Fu deportato prima al campo di Mauthausen e successivamente a quello di Bunsen II, dove venne impiegato nella squadra cemento che aveva il compito di scavare gallerie. Si salva grazie a un pizzico di fortuna. Infatti, per il suo trascorso nel Milan, è chiamato da un capo a sostituire un giocatore di calcio nella squadra della SS. In seguito a ciò, gli viene concesso di lasciare il lavoro nelle gallerie e di lavorare come sguattero nella cucina. Ciò fu veramente un colpo di fortuna. Potrà così, infatti, svolgere un lavoro meno faticoso e poté anche portare dei resti di cibo ai suoi compagni, ovviamente di nascosto, contribuendo a salvare le loro vite. È liberato infine dalle truppe alleate il 5 maggio 1945. Terminata la Seconda Guerra Mondiale, continua il suo percorso lavorativo all'Alfa Romeo di Milano, presso la quale diventa dirigente, e lascia il lavoro nel 78. Successivamente si dedica all'ANED, all'ANPI e allo svolgimento di conferenze e seminari con lo scopo di tramandare alle nuove generazioni la memoria storica e l'esperienza nei lager nazisti. Dal 1993 la sua salute è purtroppo minata da gravi patologie, l'ultima delle quali la malattia di Alzheimer, che lo costringe nel 2000 a rinunciare all'attività didattica, che lo porterà poi alla morte, avvenuta nel 2007. Alla morte di Ferdinando, la figlia ci lascia un racconto del padre. Il ricordo più bello che ho di mio padre Ferdinando è in un racconto. Il racconto che lui mi faceva del nostro primo incontro, che lui definiva l'emozione più grande e più bella della mia vita. Ma andiamo con ordine. Sono venuto al mondo nell'ottobre del 1944 e nel marzo dello stesso anno papà era stato catturato e deportato prima a Mauthausen e poi a Gusen. Quando era stato messo su quel treno al binario 21 della stazione centrale di Milano, sapeva che mia madre era incinta da pochissimo tempo, ma, naturalmente, non conosceva il sesso del nascituro e nemmeno la sua presunta data di nascita. Durante i 18 mesi della sua prigionia, mio padre accarezzava il sogno di vedere il suo bambino e questo gli dava tanta forza e tanto coraggio per resistere e superare tanta violenza e tante privazioni. Quando finalmente arrivò a Milano, il suo primo desiderio fu quello di vedermi. Il camion americano su cui viaggiavano mio padre e il suo compagno di prigionia, Marco Vignolle, si fermò proprio davanti al portone di casa. Ferdinando e Marco scesero dal mezzo tra due ali di folla festante che li attendeva e, nella confusione generale, mia madre corse per abbracciarlo e abbracciò invece Marco. Una volta ristabilite le parentele, mio padre volle vedermi. Era stata la sua speranza e ora era lo scopo per cui lui avrebbe dovuto riprendere a vivere e riappacificarsi con il genere umano. Entrò nella sua camera e mi trovò seduta in mezzo al lettone. Non trattenne le lacrime, mi prese in braccio e mi strinse a sé. Io piansi disperata e lui rimase mortificato. Poi capì che mi ero spaventata e ci riprovò con dolcezza. Allora gli appoggiai la testina sulla spalla. Da quel giorno papà e io abbiamo sempre avuto un rapporto magnifico. Ogni volta che mio padre raccontava questa vicenda e mi mostrava con orgoglio, si commuoveva e lo facevo anch'io. Che cosa può volere di più una figlia?